In quel tempo risuprese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Ora, maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: Questo è il figlio mio, l'amato. Ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero tra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Tutti i 12 discepoli seguivano Gesù ogni giorno, lo ascoltavano, vedevano i suoi miracoli, parlavano con loro chiedendo dei dettagli sul suo insegnamento, quello che non capivano e così via. Ma tra questi 12 Gesù ne scelse tre, portandoli sempre in esperienze particolari non concesse agli altri. E Gesù non fece così perché erano tre cochetti che gli aggraziavano di più, gli erano più simpatici degli altri, ma perché lui, vedendo il loro futuro, sapeva che avevano più bisogno di cibo spirituale per compiere la loro missione. C'era Pietro, il fratello di Pietro, Andrea, non c'era in questi tre, e poi due coppie di fratelli, cioè due fratelli, Giacomo più grande, Giovanni più piccolo, e questi due, per esempio, non erano altri due fratelli, Giacomo e Giuda Taddeo, che erano parenti del Signore. Non ci stanno in mezzo. A queste tre persone, Pietro, Giacomo e Giovanni, tre pescatori, hanno da Gesù Cristo la chiamata ad esperienze più intime e particolari. Sono loro tre che sono ammessi dentro la stanza dove si trovava la figlia di Gairo nel miracolo della resurrezione dei morti. Sono loro tre ammessi al Getsemani a pregare con lui. Adesso facciamo, vengono, non finisce più. Loro tre hanno missioni particolari da svolgere. Adesso non è questo l'argomento che voglio dire, quindi non approfondisco, dico comunque che quando il Signore fa delle scelte è perché lui ha in mente qualche cosa di preciso. Gli altri nove non si potevano azzardare a sdegnarsi contro Gesù Cristo perché, per esempio, per dire perché ha scelto quello e a me no, che c'ho io meno di quello lì, doveva scegliere pure me. Questo nessuno dei nove discepoli non chiamati da Gesù Cristo, come in questa occasione della trasfigurazione, nessuno dei nuovi discepoli si poteva azzardare a dire una cosa, a pensare una cosa del genere. Sicuramente il demonio avrà messo in testa a loro di fare così, poi loro però non potevano caderci dentro questa cosa. Allora, Gesù perché prende questi tre discepoli e li porta con sé? Allora, qualcuno è stato in pellegrinaggio in Terra Santa? Se c'è stato qualcuno, mi alzi il braccio. Nessuno. Te sei stato in Terra Santa. Sei stato al Monte Tabor? Ecco. Una delle tappe, lo pellegrinaggio in Terra Santa, è il pellegrinaggio per eccellenza, perché è il pellegrinaggio sulla terra dove Gesù Cristo è vissuto. Quindi gli altri pellegrinaggi, compresi quelli mariani, nei luoghi dove è apparsa la Madonna, sono di serie B rispetto al pellegrinaggio in Terra Santa. Questo, se si potesse una volta nella vita, si dovrebbe fare. Se si può, perché purtroppo costa abbastanza soldi. E
ci vuole almeno una settimana, almeno 1.000 euro, è così. Comunque, allora, una delle cose è la visita al Monte Tabor, ci si è andati, quindi a piedi ci vuole più di un'ora per andare da sotto a sopra, e in quel monte lì Gesù ha portato gli apostoli facendo questo cammino in salita, senza la strada bella come c'è adesso, ma sui sentieri che c'erano allora, andando sulla cima per donare ai discepoli questa esperienza. Quale esperienza? Gesù era Dio fatto uomo, ma le persone che lo vedevano, vedevano Gesù il lato umano, la sua persona, alto così, vestiti, i capelli, la barba, eccetera, eccetera. Come facevano a vedere che Gesù Cristo era Dio? Come si vedeva? Dalla predicazione che faceva? Beh, magari qualche altro predicatore sapeva dire qualche cosa profonda. Dai miracoli che faceva Gesù Cristo? I profeti l'hanno fatti tanti di miracoli, compreso la risurrezione dei morti. Dalle liberazioni? Ecco, Gesù Cristo fa vedere a questi tre discepoli che Lui è Dio. L'esperienza scelta da Gesù Cristo per mostrare la sua divinità ai discepoli è stata quella di trasfigurarsi. Quindi questo miracolo reale non è una balla, una fantasia di uno scrittore. Gesù, mentre pregava, ha cominciato ad illuminarsi, ad emettere luce, come fa una lampadina quando la accendiamo. Arriva la corrente, la lampadina comincia a emettere luce. Guardate, quando si capisce questo, si capisce veramente la cosa grande del Signore. La luce è Gesù. La luce di questo mondo, adesso le lampadine, il sole di giorno, la luna di notte, sono luci derivate da Gesù Cristo. Lui è la luce. Quando Gesù Cristo entra in un'anima, la illumina. La prima esperienza che fa una persona quando si converte dai peccati è di essere illuminato dal Signore. Per cui la luce di questo mondo è un semplice derivato. Però Gesù Cristo si mostra luminoso nei confronti dei suoi tre apostoli, i quali, meravigliati a bocca aperta, ma che cosa di magnifico, di incredibile, diciamo. E a nessuno di noi è capitato che un amico nostro si illumini durante la giornata. Quindi per gli apostoli questa è stata un'esperienza unica nel suo genere, senza precedenti, ma qualche cosa di totalmente nuovo e stupefacente e meraviglioso. Loro cominciano a vedere anche con gli occhi del corpo chi era Gesù. Allora, Gesù così, una nube, la nube luminosa, adesso non vi faccio tanti dettagli, indica lo Spirito di Dio presente. Da dentro a questa nube una voce che parla e dice, è il Padre che dice: questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. Pietro, Giacomo e Giovanni avevano già lasciato tutto per seguire il Signore. Lo ascoltavano o no? Sì, ma non come avrebbero dovuto farlo. Loro dovevano ascoltare Gesù Cristo rendendosi conto che chi diceva loro le cose non era il Presidente del Consiglio, non era il capo dei Vigili Urbani, non era il Presidente della Repubblica Italiana o degli Stati Uniti d'America, non era il banchiere
più ricco del mondo, non era il coniuge, non era la persona più bella e più sexy che esiste sulla faccia della terra, non era l'amico del cuore o l'amica del cuore, non era nessuno di queste categorie di persone. Chi parlava era il figlio di Dio. Quindi non uno che appartiene a questo mondo, ma uno che appartiene a un mondo più alto. Allora, vediamo di capire meglio questa cosa. Qui ci sono tanti mamme e tanti papà. Scommetto che uno dei problemi è stato, o è ancora, il fatto di essere ascoltati uno dai figli. Che uno gli dice una cosa, il figlio gli arriva fino a qui all'orecchia la cosa detta dal genitore, quando l'orecchio passa al cervello, mamma è una stupida, babbo non capisce niente, è vecchio, non fa quello che il genitore gli dice. Non parliamo di arrivare qua, non esiste proprio, ma già qua la maggior parte dei figli scarta quello che gli viene detto dai genitori, bollandolo come una cosa stupida e inutile. Allora, questo figlio ascolta i genitori o no? No. Ha ascoltato il suono delle parole, ma il messaggio detto attraverso queste parole il figlio lo rifiuta, non ascolta. Mettiamo due amici, uno dice all'altro, guarda, fermati, non fare questa cosa, perché se tu fai questo ti succede questo, non vedi così, così, così? Se l'amico, anche se l'amico del cuore dice, tu non capisci niente, io faccio quello che mi pare e lo fa lo stesso, e gli succede quello che l'amico ha cercato di impedirgli che succedesse, e quell'amico lì ha ascoltato la parola del suo amico? No, e gli è successo quel guaio che l'amico aveva cercato di impedirgli di risparmiargli. Il discorso si può allargare. La mancanza di ascolto è uno dei problemi più gravi che c'è nella nostra società. Ognuno fa i cavoli propri, ognuno va dietro a quello che la sua testa gli dice. Confrontarsi con un altro, tenere in considerazione il consiglio, l'esperienza della persona che ci ha preceduto, chi lo fa? Quante volte si dice che se i popoli avessero memoria storica, tenessero in considerazione quello che è successo 50 anni fa, 100 anni fa, 200 anni fa, oggi nel mondo non ci sarebbero più le guerre, per esempio, perché le guerre non hanno fatto mai del bene a nessuno e il vincitore di una guerra è sempre un perdente. Posso fare esempi e spiegare, ma questa è una cosa. Non si presta ascolto. La mancanza di ascolto è una delle piaghe della nostra società, del nostro vivere. E qui siamo a livello umano. Ecco. Ai ragazzi dico, voi che adesso non volete ascoltare i vostri genitori perché non capiscono niente, un giorno sarete genitori anche voi. Quella sofferenza che state facendo passare i vostri genitori perché non li ascoltate, i vostri figli le faranno passare a voi, perché diranno di voi quello che voi dite adesso ai vostri genitori. E voi soffrirete perché i vostri figli non vi ascoltano. Questo genera la mancanza di ascolto. Sofferenza in tutte le nazioni, sofferenza in tutti gli stadi della vita delle persone. E siamo a livello umano. Mettiamo al positivo, se i figli ascoltassero i genitori, tenessero in considerazione, non è che devono obbedire come delle mummie, così come un robot che premi il bottone, no. Ogni persona è nuova, porta la sua ventata di novità, i suoi talenti, le sue innovazioni,
Però tenendo in considerazione l'esperienza, la parola detta dalle persone più avanti degli anni, pensa, vede, accomoda, vede, valuta, chi sbaglierebbe più? Quanti errori, cioè quanta sofferenza, cioè quante lacrime si risparmierebbero se ci fosse ascolto? Allora, ripeto, questo nel mondo. Quando chi ci parla non è una persona di questo mondo, ma è Dio, il livello di ascolto deve essere come quello di una persona o superiore? Le parole che ci dice Dio valgono come le parole di un genitore o valgono molto di più? Valgono come le parole del migliore amico o valgono molto di più? Valgono come le parole del Presidente della Repubblica o valgono molto di più? Valgono come le parole scritte su un testo di legge civile o valgono molto di più? Perché si dice che anche se per la legge civile l'aborto è permesso, rimane sempre un omicidio? Perché la parola di Dio vale di più. Non uccidere. Mai, per nessun motivo, neanche se la legge civile lo permette. Se due persone decidono di lasciarsi, la legge civile dopo un mese, ormai il matrimonio è una barzelletta, non si sposa più nessuno perché è una cosa inutile. Per Dio non è una barzelletta, è un sacramento il matrimonio. Guai a chi adultera, guai a chi rovina il matrimonio. Che conta più, la legge civile e bisogna posto in coscienza perché la legge te lo permette, o la legge di Dio, la sua volontà, la sua parola? Di chi siamo seguaci noi, dello Stato o di Dio? Ai nostri politici chi va a dire questa cosa, che non è lo Stato la realtà più grande, che la Costituzione non può sostituire il Vangelo? L'Italia è uno Stato fondato su che? Sul lavoro. Il cristianesimo è una religione fondata sull'amore. Che è meglio, questo o quell'altra? Il lavoro o l'amore? Allora, Gesù porta Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte Tabor perché loro imparino ad ascoltarlo come doveva essere ascoltato, come oggi lui da noi deve essere ascoltato. Gesù è il numero uno. Gesù è Dio. Quello che ci dice, la prima cosa, niente e nessuno può essere più importante di lui. Nessuno, nessuna cosa. E le parole che ci dice, le cose più importanti. Se Gesù Cristo disse: l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito, guai a chi sfascia il matrimonio. Guai! E anche quando il matrimonio arriva in situazione di estrema gravità, valgono lo stesso queste parole, cosa che invece lo Stato civile non riconosce. Ho detto, ripeto, come ti sicuro, una bella esperienza di una signora, il cui marito era alcolista, già fatto 3 figlie con quest'uomo. Alcolista significa che tutte le sere tornava a casa ubriaco, e quando beveva di più tornava a casa ubriaco e violento. Le botte che sono volate dentro questa casa, che ci ha detto questa povera donna, soltanto lei quando le ha prese. Le figlie stesse dicevano alla mamma: mamma, ma che si deve fare con papà? Lascialo, papà è cattivo, no, ci mena, ci fa. I carabinieri sono venuti un sacco di volte in quella casa. La mamma non ha mai voluto lasciare il marito
Per quale motivo? Perché l'amava, punto e basta. Quando il marito è andato in cirrosi, la fine di tutti gli alcolisti è la cirrosi epatica ed è una morte brutta, lei l'ha assistito. Se avesse fatto occhio per occhio indipendente, come tu mi hai menato, mi hai insultato una marea di volte, mo crepa con la tua malattia. Non ha fatto vendetta, l'ho assistito fino alla morte. E questa è una moglie eroica. Lei ha messo in pratica quello che dice il Signore. L'uomo non deve parlare di ciò che Dio ha unito. È rimasto fedele a questo uomo fino in fondo, fino alla morte. Il marito è morto, non ha voluto più risposarsi. Ed è così. E cresce, cresciuto i figli, adesso è nonna, cresce i nipoti. Questo è il matrimonio. Gesù Cristo voleva che Pietro, Giacomo e Giovanni non diventassero radicalisti, estremisti cristiani, ma lo ascoltassero così come Gesù era degno di essere ascoltato, cioè da Dio. Perché questo? Perché quando lui parla e ci parla da Dio, ci dice delle cose che, guardando la realtà con l'esperienza umana, noi non facciamo. E possiamo farle soltanto se crediamo che Lui è Dio. Ad esempio, e qui si apre tutto, tutta la Bibbia dal primo fatto della storia della salvezza fino ad oggi. Quando Dio disse ad Abramo, esci dalla tua terra e vai nel paese che io ti indicherò. Vi ricordate Abramo? Così cominciò la storia con Dio. Lui è una persona benestante, sposato, bellissima moglie, Sara era molto bella ed era invidiata e desiderata dagli altri uomini. Abitava pure dei Caldei, però Sara era sterile, non aveva figli e lui non aveva una terra sua, anche se stava in questa grande città. E quindi era, umanamente parlando, benestante, però era infelice. La sua dinastia moriva con lui e non manco la terra dove essere seppellito. Allora Dio gli parla e queste cose che ormai nel cuore di Abramo erano, lui si era rassegnato, la figlia, la moglie sterile che... come poteva avere figli, se l'ha segnato non averne più. Dio invece riaccende la sua speranza dicendogli io ti darò un figlio. E lui come? Io ti darò una terra. Non solo ti darò un figlio e una terra, ma la tua discendenza che abiterà nella terra che io ti darò sarà così numerosa che sarà come le stelle del cielo e come i granelli che compongono la spiaggia, non si può raccontare per quanti ne sono. Questo futuro per me, questo promette Dio ad Abramo. Dio, quando gli parla, comincia, gli fa una promessa meravigliosa, ma gli fa una promessa che umanamente è impossibile che si realizzi. Abramo che fa? Abramo non era uno stupido, una persona adulta, sapeva come funzionavano le cose. Poteva dire, è impossibile che io abbia figli, mia moglie è sterile, allora quello che mi dici tu non è vero. E abbandonava Dio. Un momento, Abramo non è che non fosse religioso, lui credeva in Dio come a quei tempi si credeva in tanti dei. Gli antichi romani, i greci, c'erano tanti dei, no? Giove il capo degli dei, Venere dell'amore, Marte il dio della guerra, Bacco il dio del divertimento, eccetera, eccetera, ce n'erano di dei a non finire.
Lui pure aveva i dei, gli dei dell'antichità, gli egiziani dicevano Isis e Osiride, il dio del sole, la vacca sacra. Tutti i popoli hanno avuto i loro dei. Questo Dio che Abramo non conosceva gli parla e si manifesta così, attraverso la parola e facendogli questa promessa. Quando Dio parla, ecco, come rispondiamo? Quando Dio parla, lo ascoltiamo? In base all'ascolto si gioca la nostra storia. Guardate, questa è una cosa importantissima. Zaccaria, padre, o meglio, marito di Elisabetta, lo stesso era pure sacerdote, esperto delle cose di Dio. Lui conosceva la storia di Abramo. Quando Dio gli parla attraverso l'angelo Gabriele, quindi in una maniera soprannaturale, manifestandosi come Dio, non come uomo, e gli promise di avere un figlio, di dargli un figlio, che fece Zaccaria? Usò il suo cervello e disse: grazie per la proposta, ma io non posso avere figli, sono vecchio, e mia moglie, quando era giovane, non ce l'ha avuto i figli, adesso è vecchia, cioè ha passato la menopausa, la nostra storia è finita qui. Che cosa? Tu osi non credere a quello che Dio ti pronuncia, ti annunzia? Forse che Dio ha problemi nei confronti della sterilità e della menopausa di Sara, di tua moglie Elisabetta? Ma Dio è un burattino di questo mondo o è il creatore dell'universo? Dio è per definizione l'onnipotente. Questo bisogna che ci metti bene dentro di noi. Onnipotente, parola che deriva dal latino, significa omnia potens, può fare tutte le cose. Come fai a mettere in dubbio la parola di Dio? Che ha fatto dunque Zaccaria? Ha peccato nell'ascolto della parola di Dio. Ha preso la parola di Dio come se fosse la parola di una persona normale. Una persona normale non poteva promettere a Zaccaria di diventare padre, perché non aveva potere di realizzare quella promessa. Dio invece ce l'ha o non ce l'ha questo potere? A Zaccaria vi assicuro che è nato bene, perché di solito quando uno non crede il miracolo non avviene, perché la incredulità blocca l'opera di Dio e rende indegna la persona di ricevere la sua grazia. La Madonna, quando ha chiesto all'angelo come è possibile perché io non conosco uomo, non dice ma non è possibile perché io non conosco uomo, gli dice come è possibile, cioè come avverrà questo miracolo? Non conosco uomo, qual è l'altra via che prenderà Dio? E l'angelo le spiega che Dio userà la sua potenza, cioè ti manderà lo Spirito Santo e tu diventerai madre, come ha fatto con la tua cugina Elisabetta, che è già incinta del sesto mese. Ecco, allora, lo sperimentare la potenza di Dio avviene in conseguenza dell'ascolto della parola. Se ascoltiamo e mettiamo in pratica questa parola, quello che Dio ha promesso può entrare nella nostra vita, in noi. Se ascoltiamo la parola, non ci crediamo e non ci giochiamo dentro quella parola, non succede niente, rimaniamo nel piano umano.
quanto, guardate, questa è una grande chiave di lettura. Ricordate quando San Paolo parla della sua predicazione e dice che le persone si possono dividere in due grandi categorie, l'uomo naturale e l'uomo spirituale. L'uomo naturale non significa il peccatore, il delinquente, l'uomo che vive secondo le regole di natura. Dice, quando l'uomo naturale vede un uomo spirituale, sente come parla, vede come ragiona, guarda come si comporta e come agisce, sapete cosa dice l'uomo naturale dell'uomo spirituale? Questo è pazzo. L'uomo spirituale comprende, dice, non ha fatto l'esperienza di Dio, che altro poteva dire? E quindi si becca questo insulto, se lo tiene e porta avanti il suo cammino lo stesso. Perché? Per uno, l'uomo naturale è uno che sa che, per esempio, per guadagnare i soldi devi lavorare, accumulare, meno dai e più prendi e più il gruzzolo cresce e il capitale si incrementa. Ma se tu dai, come fai ad avere di più? E avvengono dei comportamenti assurdi in base a questo modo di pensare. E quando era a Comunanza, mi ricordo c'era in una frazione, c'era un uomo che si era sposato, contadino, c'aveva la terra, lui tutti i giorni andava con la zappa e con il sacchetto, con il mangiare, il pranzo sul terreno, che c'era qualche chiamo la casa sua. La casa sua c'aveva come pavimento i mattoni, quelli in cotto, non nelle pietre, mattoni. Il soffitto era fatto con le travi di legno, con la capriata, le case antiche dei contadini. È vissuto sempre così fino a oltre 80 anni, poi è morto, l'ha trovato morto a casa qualche tempo dopo, funerale, eccetera. Parlo prima del 2000. Da lì a poco si è saputo che quest'uomo aveva 400 milioni di vecchie lire in buoni fruttiferi postali. Era povero o era ricco? Ecco il detto che dice, l'avaro vive povero e muore ricco. Quando muore scappa fuori quello che aveva. Ma siccome era avaro, lui pensava in questo modo, i soldi non si toccano, si deve mettere da parte, non ti spendono, li devi mettere da parte. L'uomo naturale. Se uno fosse andato a dire a queste persone, guarda, che ci sono i bambini poveri dell'Africa che muoiono per mancanza, fai un'offerta per... Non esisteva questa cosa. Dare i soldi a qualcuno, dare. Ti poteva prestare il bidente, ti poteva prestare la vacca, un aratro, poteva prestare, ma i soldi non esiste, dà niente a nessuno. Vive povero e muore ricco. Per lui quindi era una follia dare i soldi ai poveri, una pazzia, mai l'avrebbe fatto e mai l'ha fatto ed è morto in queste condizioni. Che vita è una vita così? Come si fa a vivere in questo modo? Egoista, incarnato nel Dio quattrino, nell'avarizia. Che meriti porta una persona che vive così? Davanti a Dio, che figura ci fa una persona che vive così? Questo è un esempio. Posso portare una marea di altri esempi in altri campi, non quelli del denaro. Allora, la parola di Dio, detta ad Abramo, che cosa fece? Che Abramo, pur non conoscendo Dio, sperimentando la forza e l'efficacia di questa parola in se stesso, cominciò quel cammino dietro alla parola. Non so se capite questo. Quando noi diciamo che Dio guarisce, il malato terminale di tumore, di artrite reumatoide, di quasi... Se non crede che Dio può fare quello che le medicine e i migliori professori di questo mondo non possono fare, che cosa gli succede?
muore di quella malattia, secondo come quella malattia ce ne funziona. Se crede, Dio tu puoi tutto, ti prego guariscimi, allora permette alla potenza di Dio di entrare in lui e di fargli un miracolo. Io sto parlando, intento generico, poi caso per caso è un'altra cosa. Intento generico è questo. Se la persona rimane con le regole di questo mondo, fa i suoi ragionamenti, dice il tumore, la malattia, così, è un virus, attualmente con i virus non ci stanno medicine che possono, soltanto il corpo umano riesce, ma in questo caso non ce la fa, questo tumore, secondo le statistiche, massimo 3 mesi, quindi sentenza di morte, tu c'hai 3 mesi di vita, dopo devi morire. Questo è il limite di natura. Più di questo in questo mondo non si può fare. Se uno vuole rimanere dentro questa realtà, avrà quello che crede che gli avvenga. Ma se uno ha sentito dire che Dio è guarigione, che Dio può tutto, che Dio è misericordioso, che Dio ascolta le preghiere di quelli che si rivolgono a Lui, invece di aspettare di morire, lui, o se lui non sa nulla, i familiari che lo sanno, alziamo gli occhi al cielo e diciamo: Signore, salvami, Signore, abbi pietà di me, Signore, guariscimi, credo che puoi tutto, ti prego, guariscimi. Si combatte la malattia laddove umanamente non c'è speranza di salvezza. Vi ricordate, Abramo aveva 75 anni quando Dio gli parlò e si mise in cammino. Durante questo cammino, immaginate un po', un anno, 2, 5 anni, 10 anni, arrivato a 85, questo figlio non si vede, manco l'ombra, 15 anni, niente, 20 anni, niente. A un certo punto Abramo comincia a dire, forse ho sbagliato a capire. Nel mio paese c'è la consuetudine che se uno fa il figlio con la schiava, quel figlio lo può riconoscere come suo figlio, quindi gli diventa la discendenza, la moglie sterile prende quel figlio come suo figlio e va bene così. Pensa in questo modo e fa quello che pensa. Si unisce con la schiava rimane incinta, nasce Ismaele. La schiava si ringalluzzisce, ecco, mia padrona Sara, tu non hai saputo dare un figlio al tuo marito, io che sono una cincia di schiava e invece ho dato un figlio. Chi è migliore per tuo marito, te o io? Allora Sara, la donna, insomma, quando nasce Ismaele, Dio parla ad Abramo di nuovo, dice: ma Abramo, cosa hai fatto? Io ti ho promesso che tu avresti avuto un figlio da tua moglie, non da Mister X. Se valeva la regola di farlo con la schiava, lo faccio vedere. Io che c'entro? Dio agisce direttamente quando agisce lui, nell'impossibile. Dio non accetta la soluzione di Abramo, non accetta Ismaele. Ismaele deve andare via di casa con la mamma. Perché il figlio promesso da Dio deve nascere esclusivamente per la sua moglie, esclusivamente là dove è impossibile che lui nascesse. Capite questa cosa? I nostri calci d'angolo con Dio, cioè la soluzione umana che ha, non servono. Dio fa nascere il figlio dal grembo sterile di Sara. Questo è il suo volere. Se anche questa grazia si deve attendere, non fa niente, perché il momento migliore in cui deve nascere il bambino era soltanto Dio. Quando Abramo realizza questo, smette di trovare e cercare soluzioni a livello umano e si butta tutto nella promessa di Dio. Dice San Paolo, quando è bella questa espressione, che Abramo sperò contro ogni speranza, perché lui sperava di avere un bambino.
umanamente non c'aveva nessuna speranza di averlo, ma lui sperò lo stesso perché sperò quello che Dio aveva promesso che sarebbe avvenuto in lui. Quando Abramo imparò a sperare contro ogni speranza, quando Abramo imparò a credere nell'impossibile, allora Dio gli concesse il bambino. A 99 anni arrivano tre personaggi misteriosi alle querce di Mamre, gli parlano, stanno con lui mezza giornata, quando vanno via gli dicono: Abramo, noi torneremo qui il prossimo anno e tu avrai un bambino tra le braccia. Finito il tempo dell'attesa. Da lì a poco Sara diventa concepita e nasce Isacco. E il nome dato da Abramo a questo bambino, lo ripeto per l'infinitesima volta, Isacco in ebraico significa la gioia fino a ridere di gioia, per quanto è grande la gioia, gioia piena. Isacco è la gioia di Abramo e la gioia di Dio per la fede nata in quest'uomo. Capite? Allora, Dio parla a me, Marco Farina, e mi fa fare un certo cammino di fede. Non mica mi parla una sola volta. Dio parla a te, Adamo, cioè il tuo cammino di fede con Dio, che io non so qual è, lo sa il Signore qual è con te. Dio parla a te, Francesca, parla a te, Alessandra, parla a te, Maria Rosaria, parla a te, eccetera, eccetera. Dio c'ha una parola specifica per ciascuno di noi. E c'è pronto un cammino di fede da fare per ciascuno, che funziona in questo modo, attraverso promesse impossibili a realizzarsi umanamente. Chi ha fatto un pochino di esperienza nella vita avrà visto che non c'è nulla di facile e di scontato. Un ragazzo, un bambino, gli piace giocare. Diventa un po' più grandicello, gli piace lo sport, gli piace studiare ai bambini, ai ragazzi, qualcuno, difficilmente, perché correre, giocare, saltare è bello e facile, stare ora sui libri per riuscire a capire è duro, ma se non si studia non si impara, si rimane ignoranti, che poi per tutta la vita mangiare con i calci dati al pallone? O devi imparare qualcosa di più importante di questo? E poi il pallone è un gioco, non è la vita. Federazione Italiana Gioco del Calcio. Un gioco. Il gioco non è la vita. Qualsiasi cosa è più importante del pallone. Un operaio che in una fabbrica produce stecchini per pulirsi i denti dopo mangiato, fa una cosa più importante del giocatore che tira la palla e mette nella rete della squadra avversaria, perché lo stecchino serve a qualche cosa, pulirti i denti. Che il pallone entri nella porta della squadra avversaria, che cosa serve? A dire gol? Che cosa ti cambia? Tu una volta hai lo stecchino, c'hai i denti puliti, una volta che il pallone è andato di là, che ti è cambiato? È un gioco, non cambia assolutamente niente, non vale nulla, anche se ci sono migliori dietro. Dio non gioca con nessuno, Dio non fa cose che non valgono nulla, fa cose importantissime per ciascuno di noi. Dio ci ha promesso la vita eterna. Io, Marco Farina, non devo morire stanotte, domani o fra vent'anni. Dio vuole che io viva per l'eternità, e così ciascuno di noi. Ci vuole dare la vita eterna. Dobbiamo affrontare la morte fisica, non so come, non so quale in che modo, per vecchiaia, per malattia, perché qualcuno, per disgrazia, quante persone muoiono per incidenti stradali, quante persone sono passate sotto l'autostrada all'improvviso addosso il ponte pesante
centinaia e centinaia di tonnellate, che fai lì sotto? Ti metti con le mani a premere sul soffitto, muori schiacciato all'istante. E quello ti ha in mente di andare lì a fare, in un attimo, finito tutto. La morte è arrivata in un modo misterioso, all'improvviso. Quante persone muoiono, uccise per fede. Lì tu stai a mangiare, a bere la birra al pub, ti arriva l'islamico col suo corsetto esplosivo. Quante persone sono morte così? Boom! Finito tutto. Questa è la vita, finire in questo modo? Dio ha pronto per noi la vita eterna. Io vado a prepararvi un posto, dice il Signore. Quando l'avrò preparato, tornerò e prenderò con me, perché io voglio che voi siate là dove sono io, a vivere eternamente. La buona notizia del cristianesimo è che Gesù Cristo è risorto dai morti e vive di una vita che adesso nessuno più gli può togliere. Nessuno può più mettere Gesù Cristo in croce. Nessuno può con una spada infizzargli al costato e spaccargli in due il cuore. Finito questo per Gesù Cristo. Vive con un corpo dotato di vita eterna, indistruttibile. Il corpo di Gesù Cristo, quello risorto dalla tomba di Lazzaro, è dotato ora di vita eterna. Quando Lazzaro fu risuscitato da Gesù Cristo dai morti, riprese la vita che aveva prima, meno la malattia che l'ha fatto morire, e la sua vita è andata avanti secondo il decorso naturale, con la vecchiaia e con la morte. Il corpo di Gesù Cristo risorto dei morti è risorto di una modalità superiore, è risorto per non morire più. E questa è la buona notizia del cristianesimo, che attraverso Gesù Cristo la vita eterna è pronta per tutti noi. Chi cavolo di prete dice queste cose qua? C'è qualche prete che insegna e annuncia queste cose? Ecco, se non si fa più questo è perché nella Chiesa la fede nella risurrezione dei morti è crollata. Non c'è più la fede. Allora, che cosa significa ascoltare la parola di Dio come prima cosa nella vita? Posso raccontare un'esperienza personale? Io sono lontano da Dio fino a 18 anni. Mia madre, cattolicissima, è qui. Questa è l'immagine di mia madre. Dopo un giorno vi racconto come è morta, vi faccio piangere tutti quanti, imparare un sacco di cose. Mio padre mi chiede in chiesa il giorno che si doveva sposare, perché si doveva sposare, poi non ci ha più messo piede per non so quanti anni, oltre 30 anni. Io sono stato piccolo, catechismo, comunione, cresima, tutto quanto, messa domenica, confessione quanto di tanto, poi con le superiori, anzi ancora prima ho cominciato a fare lo sport, all'età delle medie, poi le superiori, pian piano, sempre di meno, alla fine, quello che mi piaceva fare era lo sport, lo studio non mi piaceva, ci andavo per forza di cose, facevo finta di aver studiato con i professori, ma per me lo studio era la morte, la cosa che non volevo, l'unica cosa che mi piaceva era lo sport. Mi allenavo tutti i giorni, stavo sulla spiaggia davanti al mare, la casa sempre lì a fare gli elementi, a correre, a saltare, a lanciare il disco, a fare il judo, le arti marziali mi piacevano tanto, la mia idea era quelle cose lì. Ero diventato un bravo atleta, vinsi un campionato regionale categoria ragazzi, l'anno succedente categoria allievi, cioè delle superiori, avrei dovuto vincere il campionato regionale di lancio del disco, feci un patatrac immenso, feci malissimo, e quello fu il mio crollo. Era l'ultimo anno di liceo scientifico, andai così giù che ero diventato un morto vivente. Babbo ci prendeva in giro, io l'età tua facevo con tutte le stupidezze giovanili e sessuali, tu mi pari un morto, guardalo lì. C'era quella canzone un tempo che diceva io sono ancora giovane signore ma sono tanto vecchio, era così. Poi una sera mamma
che soffrivo in questo modo, non sapeva cosa fare per aiutarmi. Mamma non mi portò da qualche mago per vedere come ho fatto la fattura, non mi portò dallo psicologo, la ringrazio un miliardo di volte per la sua fede, mi portò in chiesa. C'erano delle persone che parlavano di Gesù Cristo e attraverso la parola, l'annuncio della parola, scoprì Dio e agganciai con Lui. Mi ricordo quando queste persone parlavano, le cose che dicevano entravano dentro al centro del mio essere. E avevano una forza queste parole che una sera cominciai a tremare. Io ho tremato per una ventina di minuti, non riuscivo a fermarmi. E quando oggi scende lo Spirito Santo su qualche persona e scende sotto forma di scossa elettrica, lo so benissimo, non è per me una pazzia, perché l'ho sperimentato di persona quel fenomeno. Ho un brivido oppure una scossa elettrica continuativa che uno non riesce a frenare per quanto è bene. Quando ti prende questo, quando finisce questo fenomeno, sei un altro in positivo. Ti ha guarito il Signore, potentemente nel profondo. E quando dissero che Gesù Cristo è risorto dai morti, ci credetti perché l'ho spiegato dentro di me che era risorto Gesù Cristo, perché la prima risurrezione è quella spirituale. Facevo l'ultimo anno di liceo scientifico, poi finito la maturità, c'era da scegliere cosa fare dopo, l'università non mi interessava. Avrei voluto vivere quell'esperienza lì che avevo scoperto a tempo pieno, non sapevo come fare. La cosa che mi prendeva tanto è se raccontavo a qualcuno quello che aveva fatto Dio in me attraverso la sua parola, sentivo che quella stessa potenza che mi aveva fatto riprendere vita si trasmetteva nella persona alla quale raccontavo questa esperienza. Avrei voluto vivere 24 ore su 24 questa esperienza, quando stavo in parrocchia, ascoltando la sua parola, celebrando l'Eucaristia, però non sapevo come fare. Poi dentro di me sentivo il pensiero di sposarmi, mettere su famiglia, una donna, dei figli. No, questo non è per me. Lavorare, fa qualcos'altro, ma che cosa? Oggi sono tutti convinti che fra poco Papa Francesco mette dà il permesso ai sacerdoti di sposarsi. Secondo me sarà una rovina questa cosa qua. Io se avessi famiglia dovrei pensare a fare felice mia moglie e i figli, e poi dovrei essere cristiano nel fare i figli. Non posso fare uno o due figli. Quanti ne vuole Dio? 7, 8. Ma se mio figlio di 3 anni c'ha 40 e mezzo di febbre perché si è beccato, non posso stare qui a predicare a voi il Vangelo, devo andare a correre tra mio figlio per salvarlo. Che fai? Tu non lo porti in ospedale, non lo porti. Sei un padre responsabile, ti posso denunciare perché vivi male la patria potestà verso quel bambino. Come faccio ad essere padre? Come faccio ad essere sposato? Se vivo la missione dell'annuncio della parola di Dio, io sono sacerdote, devo pensare al bene del popolo di Dio, non di poche persone, di tutti. Non è possibile questa cosa qui. E carnefesseria è che per risolvere il problema della mancanza di vocazioni bisogna concedere il permesso ai sacerdoti di sposarsi. Per risolvere il problema della mancanza di vocazioni bisogna che noi sacerdoti diamo segni di santità, così attiriamo i giovani. Non col fatto di sposarsi. Spero che Papa Francesco non faccia questa fesseria. Spero. Quella di concedere ai sacerdoti di sposarsi. Ma poi chi va in seminario, tutti quanti sono adulti, lo sanno prima la cosa. Se uno non si sente di vivere da solo, si sposa, fa un'altra cosa. Prova a fare il diacono permanente sposato, ma lascia perdere il sacerdozio. Non gli conviene proprio. Sbaglia di brutto se pensa di fare un'altra cosa insieme. Allora, quando cominciai a sentire queste cose, ci fu un incontro col gruppo dove stavo in un monastero di clausura e alla fine, io ero il chitarrista del gruppo, alla fine di questo incontro una suora vuole parlare con me. Perché con me? Ci sono altri... Non voglio parlare con te.
Ci vado a parlare e dice: ma senti, tu hai mai pensato di diventare sacerdote? Io, mai proprio. Altre cose sì. E poi perché mi dice a me? Lei durante la preghiera aveva sentito questa cosa, che il Signore ha chiamato una persona presente in sacerdote e quella persona ero io. Dico, perché? Invece rabbia questa cosa, perché devi pensare che sono io? Come se fosse una violazione della libertà di coscienza. Insomma, per farla breve, da quella volta sono passati circa 2 anni e 2 anni di lotta spirituale tremenda. Questa storia ha fatto centro, lo sentivo dentro di me, ma io non sapevo che un seminario, il vescovo, il discernimento vocazionale, tutta roba araba per me, perché io vedo un altro mondo. Che è questa roba qua? Tu bisogna andare, bisogna andare con chi bisogna parlare. Allora, dentro di me ho fatto resistenza. Non ho voluto dare retta a quello che sentivo dentro di me, ma non è che sentivo io. Oggi so che è proprio Dio che mi parlava. A quei tempi pensavo che fosse una cosa mia. E mi ricordo che se mi mettevo a pregare, mi veniva come una nube oscura sopra, che parlava e diceva: se tu diventi sacerdote diventerai Giuda, il traditore, e andrai all'inferno. E mi sentivo malissimo sotto questa cosa qua. Non avevo coraggio, avevo paura di questo passo. E non sapevo che cosa fare. Fino a quando, sempre attraverso questa sola che ne ha patite dietro di me per 2 anni, alla fine, un giorno, andai nell'eremo di Montegiove, un eremo di Camaldolesi vicino a Fano, dove c'è il seminario regionale, e partì contro il volere di mia madre, contro il volere di mio padre, il quale era un vigliacco, lui parlava con i figli. Se qualcosa di mio figlio andava male, lui se la prendeva con mia madre. Ma lui non ci diceva niente. Mia madre invece ci diceva le cose, a noi figli, e si arrabbiava. Andava questa sola: che cosa hai detto a mio figlio? Va a tirare giù dal cervello. Lui si deve sposare. Io ero il figlio che, 4 figli, 4 fratelli, era quello che ci parlavo di più con mamma. Mamma si era fatta il sogno che sposavo, lei diventava nonna, veniva a tenere i nipotini, così. Tutto. Questo sogno, come una bolla di sapone, è scomparso. Tutto un progetto di anni di speranza di vita è finito perché Dio ha fatto sul figlio un altro progetto. E questo voglio dirvi: finché non sono partito, finché non ho lasciato tutto e tutti contro quello che sentivo dentro di me, in negativo, quella cappa che mi diceva, contro il volere di padre e mia madre, contro il volere di tutti, sono andato in seminario, fino a quel momento non ho più sperimentato la parola di Dio, per un motivo solo: non gli obbedivo. Andavo a celebrazione eucaristica, la parola viene annunciata, siccome non li obbedivo, parola morta, non mi cambiava nulla, non mi diceva più niente Dio. Prima quella stessa parola mi ha fatto risuscitare dalla morte, mi aveva convertito. Poi, quando quella parola diventò chiamata per la vocazione, e io non le davo retta, diventò per me parola morta. La celebrazione eucaristica diventò noiosa. Ci andavo per routine, ma non succedeva niente di nuovo. E quello che ho sperimentato in quell'occasione arriva fino a un punto in cui col desiderio e la volontà c'era da una parte del Signore, col cervello e con l'intelletto, mi pareva di spezzarmi in due. Capisco cos'è la schizofrenia, lo spezzamento della personalità in due tronconi diversi. Perché se tu non gli obbedisci a Dio, diventi schizofrenico. Devi mettere in pratica la sua parola, perché quella è la via giusta. Quando è partito, seconda resurrezione nella mia vita, perché ha dato retta la sua parola. Dopo di quello, una infinità di altre volte, sempre così.
del sacerdote. Ma quale sacerdote è in grado di vivere l'apostolato di Gesù Cristo? I primi apostoli tutti facevano così, predicavano, guarivano i malati, risuscitavano i morti, cacciavano i demoni dai posseduti. Tutti, persino Giuda il traditore faceva questo. Oggi chi lo fa? Non lo fa nessuno. E quei pochi che ci mettono mano fanno un disastro. Vedi gli ultimi fatti dei telegiornali. Perché lo fanno senza carisma e senza fede. Lo fanno per propria vanagloria e non per volere di Dio. I racconti del Vangelo, per colpa nostra, sono diventati cose che non esistono più. Chi ha visto mai uno dalla carrozzina che si alza e cammina? Chi ha visto mai uno che sordo viene all'incontro e esce che ci sente? Chi ha visto mai uno cieco che Gesù Cristo o il suo successore gli mette le mani sugli occhi e comincia a vedere di fronte a tutti? Dove stanno queste cose? Sono chiacchiere? Sono invenzioni? O sono Vangelo? Parola del Dio vivente. Se uno non è in grado di credere a queste cose qui, come fai a credere che Gesù Cristo è risorto dai morti? Me lo spieghi? Se uno non è in grado di credere che Gesù Cristo guarisce un malato, come fai a credere che Gesù Cristo converte un peccatore? Come fai a credere che un figlio che si droga diventi un bravo ragazzo e non si droga più? Come fai a credere che uno che ha rubato un ladro, uno zingaro, diventi un bravo onesto? Come fai a crederlo? Non è possibile, non cambia nessuno. Non esistono questi miracoli. Per chi crede, quello che è impossibile diventa possibile. E certo è più facile dire che uno che è posseduto dallo spirito del male è malato di mente. Gli dà 40 pasticche di tutte le categorie di generi, di psicofarmaci, che stordisce come un tonto da mattina a sera, dopo pochi mesi è cresciuto 50 kg per il gonfione che hanno provocato queste pasticche. Nessuno è in grado di dire: spirito del male, vattene via, lascio questa persona. Nessuno. Allora, noi siamo in tempi in cui il Dio ce la gode per la mancanza di fede del popolo di Dio, per la mancanza di ascolto alla parola di Dio, la quale invece è rivolta a tutti quanti noi. Dio ci parla. Qui non abbiamo cominciato semplicemente col fatto di fare le guarigioni, che altrimenti io sarei un guaritore, non un prete. Non lo sono un guaritore. Che abbiamo cominciato col fatto di scoprire chi è Dio, di scoprire la potenza dello Spirito Santo, di scoprire la potenza della sua parola e di viverla, compresi questi fatti potenti delle guarigioni delle malattie, la liberazione dei posseduti, speriamo di arrivare anche alla resurrezione dei morti, che quelle fanno parte del Vangelo. E allora, chiunque ha messo il sedere sopra quelle sedie ha sentito di diventare credente, di cominciare a avere fede, mostrandola nei vari campi della vita. Uno ad esempio è da porta con i soldi. Questa, proprio in una parrocchia dove i soldi non ci sono perché è piccoletta, è stata la scoperta ultima fatta. Parrocchia Maria di Calcutta, questa è la prima parrocchia al mondo dedicata a Madre Teresa, l'unica parrocchia della diocesi senza chiesa. Adesso ci saranno, da quando Madre Teresa è diventata santa, quando è stata dichiarata santa dalla chiesa, ci sono tante parrocchie in Italia e nel mondo dedicate a lei. Beh, questa è la prima. Questa è rimasta senza chiesa. Io sono contento di questa cosa qua, perché è rimasto un luogo umile. Allora qui ci sono venute le grazie, i miracoli. In altre parti no. Un miracolo, quello caritativo.
una parrocchia dove ci vanno migliaia di persone a messa la domenica, cioè le entrate, una parrocchia di quattro gatti, che entrate ci sta? Beh, vi assicuro che il bilancio della Caritas è molto più alto di quello dell'intera parrocchia. Per quale motivo? Perché Dio dà a chi dà. Questo vi ho in parrocchia. Arrivano offerte, arrivano cose. Da chi? Un prete in Alta Italia è morto, ha lasciato, non vi dico la cifra, alla Fondazione Madre di Calcutta Ollus, in Alta Italia. Ma come l'ha conosciuta questa parrocchietta di Martin Sicuro? Chi conosce Martin Sicuro in Italia? Chi lo conosce Martin Sicuro? Se lo conosci, lo conosci male perché è un paesaccio. Quella è la storia di Martin Sicuro, ha lasciato un lascito per i poveri. Ma come l'ha conosciuto? E perché proprio allora le dava la sua madre di Calcutta a Roma? No, l'ha data a questo. No, non si è sbagliata. L'ho chiesto. Le morte, cioè il fratello avvocato, ha chiesto, ma sicuro che... Certo, mio fratello ha detto a questa associazione. Non lo so che cosa è successo per cui lui ha voluto fare questa associazione a questa associazione. E allora, quando cominciamo a fare la carità, che fai? Non fare carità, ne parlo come di Calcutta. Ci manda un fulmine dal cielo, ma di Teresa gli va a bruciare tutto quanto. Col terremoto crollava tutto il palazzo se non si faceva la carità qua. Ma se tu fai la carità, dici, oddio, e se do via questi soldi e poi non rimango senza niente. E poi che faccio? Se uno comincia a ragionare con i soldi come si ragiona nelle, per esempio, negli enti civili, bisogna fare il bilancio consuntivo per fare i conti a fine anno, ma devi fare anche quello preventivo. Quest'anno, secondo l'andamento del mercato, secondo, ci potranno entrare, mettiamo, 150.000 euro. Si può fare il bilancio preventivo in una parrocchia o con la carità? Tu puoi preventivare la provvidenza, l'azione di Dio? Allora, come ha fatto Dio? Quanti miliardi di vecchie lire ci aveva Padre Pio per costruire quell'enorme, bellissimo, modernissimo ospedale che chiamasi Casa Toledo di Sofferenza? Quanti miliardi ci aveva Padre Pio? Zero assoluto. E ha fatto forse il più bello ospedale d'Italia. Con zero lire. Perché siccome quell'ospedale non lo voleva lui, ma lo voleva, i soldi sono scappati fuori. Anche nei momenti di grave crisi. Quello conosciuto da tutti, sapete qual è il racconto di uno dei miracoli? Quando l'ospedale aveva accumulato non si sa quanti milioni di debiti, delle vecchie lire, milioni di debiti, allora tutti lì stavano per fallire. Viene, lui pregava il Signore che lo aiutasse per questi soldi, viene a confessarsi una giornalista inglese cattolica e dice a Padre Pio, suo padre spirituale, che si era innamorata di un americano, però questo era sì credente in Dio, però non era cattolico, era evangelico, cristiano protestante, e lei però voleva fare le cose fatte bene, sposarsi in chiesa con un cattolico, e chiede a Padre Pio che pregasse per lui per la sua conversione al cristianesimo, al cattolicesimo. Padre Pio prega, si converte, che Padre Pio se pregava otteneva quello che chiedeva dal Signore. Questo giovane è uno dei responsabili del piano Marshall. Sapete cos'è il piano Marshall? Era i soldi che venivano dall'America per la ricostruzione dell'Europa distrutta dal nazismo, dal fascismo. E andarono non so quante centinaia di milioni in questo piano Marshall per l'ospedale Casa Toledo di Sofferenza. Tutti i debiti pagati, pronti i soldi per portare a termine l'ospedale. Come faceva a preventivare questo Padre Pio? È avvenuto nel corso della cosa perché gli è voluto questo. Qualcuno di voi è stato a Collevalenza nel santuario di Mare Speranza? Avete visto quanto è immenso, quanto è grande? Mare Speranza, quando cominciò quel santuario, quanti soldi c'aveva? Zero.
gli sono comparsi i soldi persino sul tavolino della cucina per pagare i debiti di quel santuario. Allora, come fai a fare il bilancio preventivo con Dio? Come fai? Se Dio vuole una cosa, quella cosa si realizza. Ci credi che si realizza? Se ci credi, ti butti. Se tu dici, oh, ma però dopo i debiti vado in casa, fallisco. Se cominciamo a dubitare, finito. Guardate, forse non ci rendiamo conto. Mettiamo un malato terminale. Mettiamo su un piatto della bilancia le possibilità delle salvezze. Su un piatto della bilancia gli stanno le pasticche di chemio. Su quell'altro ci sta Dio. Che cosa è più efficace per la sua guarigione? Dov'è che il malato terminale di tumore può riporre più speranze di guarigione? In quale dei due piatti? Perché in Dio non ci crede nessuno, se questa è la storia? Nel nostro piccolo, partendo da zero, dando, sei di un punto dove c'è, siccome il Signore dice, quando si fa una carità, non sappia la tua mano sinistra, destra quello che fa, no, non sappia la tua mano sinistra quello che fa la mano destra, non si possono dire le cifre. Vi assicuro che c'è una cifra enorme che non fa qui nessuna parrocchia di queste parti di carità. E nessuno preventiva questa cifra. Vengono fuori da soli queste cose, i soldi per fare la carità. Questo non ci esime dall'impegno, autotassazione e così via. Ci sono le persone che hanno scelto di fare la decima e la portano avanti. Ci sono le persone che magari danno quello che hanno. Ci sono dei contadini che hanno l'orto, condividono sulla parte e la danno per i poveri, in tante modalità, ma arriva sempre tanto per i poveri. Dio dà a chi dà. Questo chiamasi potenza del dare. Se uno dà, attira a sé la benedizione divina. Perché? Perché tu in quel momento che dai diventi a immagine e somiglianza di Dio. Dio è fatto così, è un Dio che dà, tant'è vero che Dio nel suo amore per noi ha dato il massimo che poteva dare il suo figlio, altro che quattro soldi, il suo figlio ha dato per noi. Allora quando ci vede che noi siamo e stiamo diventando come lui è, ecco, ci incentiva dandoci. Per cui tu dai, beh, io ti prometto, Dio, scritto nel Vangelo, una misura buona, pigiata, scossa e traboccante di sarà versata nel grembo. Perché come tu dai, eccetera, eccetera. Questo, e questo nel campo economico. Vi ho raccontato diverse volte di una mamma disperata, rovinata, con una bambina piccola, sfrattata dopo 13 mesi di mensilità arretrati, buttata sulla strada, accolta da un'amica provvisoriamente, ha sentito una catechesi sul dare, ha deciso di mettere in pratica la decima. Siccome lei aveva qualche voletto in famiglia, il primo mese che fece la decima dette 10 euro, perché in quel mese aveva guadagnato 100 euro, facendo dei lavoretti in casa da qualche parte. Il secondo mese ne portò 25, il terzo mese ne portò 40, poi ne portò 50, poi ne portò 80. A un certo punto venne dicendo: Don Marco, sono stata assunta prima a tempo determinato, adesso a tempo indeterminato, con un lavoro part-time, mezza giornata, il cui stipendio però è quasi uguale al lavoro full-time, che gli permette nell'altra metà della giornata di badare la figlia e di fare altre cose. Io non posso fargli fare testimonianza a questa persona perché si scatenerebbero invidie tremende. Questa qui, in tempi in cui il lavoro non esiste, ha trovato il lavoro a tempo indeterminato e c'è la sua autosufficienza economica. Che
Questo è un miracolo di Dio. Ma perché è successo? Perché lei ha messo in pratica il Vangelo con la regola della decima. Ha dato cominciando con la carità della vedova, i due spiccioli. Non aspetta adesso, dice, quando prenderò uno stipendio che mi permette di fare la carità, allora comincio a farla. Molti pensano così, perché pensano che la carità è superfluo. I soldi che non mi servono li do in carità. Chi invece fa la carità in quello che gli serve, condividendo con chi sta peggio, quella carità lì a Dio è ancora più gradita perché è sofferta. Quella è più benedetta di quella che fanno la carità soltanto del superfluo, di quello che non serve. Ecco, se Totti desse 1 milione di euro per i poveri, 1 milione di euro, ma con tutti quelli che c'ha, sono briciole, è il superfluo. La carità di 5 euro di una pensionata che vive con la pensione minima vale di più di quella carità di 1 milione di euro. Umanamente parlando, ci pago più bollette, ci compro più latte per i poveri, eccetera, eccetera. Spiritualmente parlando, in quei 5 euro c'è più amore di quello che c'è dentro il 1 milione di euro. Per cui quella persona ha dato il 5 euro è più benedetta da Dio di quell'altra. Quello che vale per i soldi, allora, comincia un po' a fare la decima, costa, è caro, significa fare delle rinunce, però fai quello che Dio vuole che tu fai con i soldi. La decima significa che i poveri nel mondo, perché esistono i poveri nel mondo? Molto semplicemente perché esistono nel mondo, sono esistite, sempre esisteranno persone che vogliono troppo. Le grandi ricchezze che stanno sulla terra appartengono a poche decine di grandi famiglie. Il resto di miliardi di persone campano con le briciole, con quello che avanza a queste famiglie. Ecco perché ci sono sempre i poveri. Allora, beneficare i poveri è una grande realtà voluta da Dio. E chi fa questo diventa gradito al Signore. Vi sono delle persone che, secondo il detto, che la carità copre una moltitudine di peccati, che sono andati in paradiso meritandosi invece l'inferno, perché hanno fatto la carità ai poveri. Perché quella carità ha coperto la moltitudine di peccati fatti in altri campi da quella persona. E quei poveri beneficati sono stati testimoni della difesa nel giorno del giudizio davanti al trono di Dio, in favore di quella persona. Sì, questo ha fatto, questo, questo e questo, però a me mi ha fatto del bene. Non può andare all'inferno. Allora, io dico questo, non so cosa Dio sta dicendo a te, a ciascuno di noi di fare, però la parola di Dio ci parla a tutti quanti. E la parola di Dio, vedete, è operativa. Fai questo passo. Abramo, parti, lascia, vuoi vivere sulla terra tua? Stai lì, crepi, senza figlio e senza terra. Vieni da quello che ti dico io, sarai benedetto, avrai un figlio e una terra e una discendenza immensa. Abramo, padre della fede di tutti quanti gli uomini. Che cosa vuole Dio da noi? Qual è il passo che lui ci invita a fare? E vedete quanto è importante. Voi notate, ascoltare Don Marco, meno mi ascoltate meglio fate. Voi dovete ascoltare Gesù Cristo. Questo è il figlio mio, l'amato. Ascoltatelo. Questo decide oggi il Signore. Che noi prendiamo in considerazione queste parole come parole di Dio. Non possiamo mettere al pari di nessun'altra persona. Vanno messe in pratica, vissute, concretamente. Queste parole vissute ci apriranno dimensioni di vita spirituali mai conosciute nella vita fino adesso. Dimensioni di vita che renderanno la nostra vita bella, degna di essere vissuta.
che gli fanno sperimentare la potenza dello Spirito Santo in azione, che gli permetteranno di dire: io ho sperimentato questo miracolo nella mia vita, ho creduto e Dio ha fatto questo in me.